sulla spallina del reggiseno di Alice Neri ci sono tre DNA maschili differenti, ma non ci sarebbe quello del principale sospettato. È l'ultima indiscrezione trapelata sulla morte di Alice Neri, sparita il 17 novembre scorso e trovata morta nelle campagne di Concordia, nel Modenese, il giorno dopo. Il corpo di Alice è stato trovato nella sua auto in fiamme. Per ricostruire il destino toccato alla giovane, si sta analizzando ogni oggetto o frammento ritrovato sulla scena del crimine, tra cui un pezzo del reggiseno indossato dalla vittima. È stato trovato a 10 cm dall'auto incendiata. Sulla spallina del reggiseno sono state isolate tre tracce di DNA. Nessuna apparterrebbe al sospettato Mohamed Galul, il tunisino di 29 anni che, secondo gli investigatori, è l'indiziato numero uno dell'omicidio e che è in carcere con l'accusa di aver ucciso Alice. Dopo questa scoperta, il caso si complica ancora di più. Per risolverlo, verranno analizzati altri oggetti rinvenuti sul luogo del ritrovamento del corpo. Avverrà durante un terzo incidente probatorio. Si tratta di un istituto del diritto processuale attraverso cui si anticipa l'acquisizione e la formazione della prova durante le indagini preliminari, perché, in certi casi, non si può aspettare fino all'inizio del processo. I periti incaricati dal marito di Alice Neri, Nicolas Negrini, hanno consegnato due mozziconi di sigaretta, un fazzoletto trovato sotto lo pneumatico dell'auto bruciata dalle fiamme, su cui ci sarebbe del materiale genetico, e una maniglia dell'auto. Nicolas Negrini ha dato ai periti gli anelli che Alice indossava quella notte e che gli erano stati restituiti, e alcuni capelli prelevati da un pettine della donna. L'assenza sul reggiseno del DNA del principale sospettato è un gran punto di svolta. Galul si è sempre professato innocente. La domanda che ci si pone ora è: verranno trovate tracce del tunisino sulla scena del crimine? Il suo avvocato, Roberto Ghini, è ottimista. Verranno fatti una serie di esami su oggetti raccolti dalla difesa del marito di Alice Neri. Saranno sicuramente utili nella ricostruzione dei fatti. Ci sono sei perizie in corso. Per quanto ci riguarda, stanno andando positivamente. Pare che DNA in quella scena ce ne sia, ma non necessariamente riferibile al mio assistito. Il DNA di Alice Neri è stato trovato sulla tracolla del borsello indossato da Galul quella notte, ma anche questo non è un fatto di rilievo per la sua difesa. Galul non ha negato di essere stato con Alice quella notte, dalle 3:40 in poi, dopo che lei lasciò il locale di Concordia dove aveva trascorso molte ore con un collega di lavoro. È stato accertato che, quando il collega tornò a casa, Alice Neri fece salire il tunisino in macchina con lei. Mohamed Galul conferma che le chiese un passaggio e lei glielo diede, niente di più. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. Cosa è successo dopo che l'auto di Alice ha lasciato quella zona di Concordia non è dato saperlo. La macchina ha percorso una strada insolita, poi è scomparsa dalla vista delle telecamere per un'ora, per riapparire nuovamente mentre si dirigeva verso le campagne dove sarebbe stata ritrovata morta. Gli investigatori, oltre alle perizie e alle questioni tecniche, stanno indagando anche sulla vita di Alice, i suoi rapporti con altri uomini, le sue frequentazioni, dopo che il suo matrimonio era andato in crisi. Tra gli indagati, fino a poche settimane fa, c'era colui che venne definito il terzo uomo, un collega innamorato di lei che le scriveva lettere d'amore. La donna lo ha incontrato la mattina della scomparsa, prima di dirigersi al lavoro. Stando a quanto raccontato dalle amiche, Alice lo considerava ossessivo e non voleva più le sue attenzioni. Gli accertamenti degli investigatori rivelano che quest'ultimo abbia un alibi di ferro nei momenti in cui Alice veniva uccisa e bruciata nella sua auto. Era a casa. Antonio Ingroia, avvocato del marito di Alice, Nicolas Negrini, aveva chiesto l'analisi della tuta da lavoro del terzo uomo. Lui l'aveva riportata al magazzino dell'azienda sporca di fango e di erba, poi è andata distrutta. Per Ingroia la posizione del collega di Alice va ancora chiarita. Dichiara: «La tesi degli inquirenti
è che i suoi movimenti sono incompatibili con l'ora del delitto. Il collega era a casa e poi è andato direttamente al lavoro, ma io e i miei consulenti abbiamo dei dubbi, considerando anche che non siamo certi dell'orario di morte della vittima. Per le indagini servirebbero ulteriori elementi, ma per la procura c'è un solo colpevole, Mohamed Galul. Ma se è lui l'assassino, perché avrebbe ucciso Alice Neri? Qual è il movente del delitto? Matteo Neri, fratello di Alice, in attesa di risposte, chiede rispetto per la memoria della vittima e difende l'operato degli investigatori. Non mi piace questa gara a chi getta più fango sulla vita di mia sorella. Viene millantata un'indagine a 360 gradi, quando in realtà questa è molto mirata. La procura è stata accusata di escludere degli scenari a priori. Viene addirittura messo in discussione il loro operato. La ricerca della verità si sta trasformando in una vendetta personale. L'uomo spera che le analisi dei reperti rinvenuti sulla scena del crimine possano confermare la colpevolezza di Mohamed Galul, in modo da arrivare a processo con quante più prove possibili. Ma in base ai risultati degli accertamenti svolti finora, sembra che il caso sarà molto più complicato da risolvere.